È una corsa liberatoria quella di Pavanel sotto la curva Minghelli. L'Arezzo compie una vera e propria impresa battendo il Livorno grazie a un gol dell'ex Cutolo nel primo tempo. Imperiosa la prova della squadra amaranto che non ha concesso niente al maxi attacco della squadra di Foschi, mai in partita. Difesa con un Varga superlativo e centrocampo presente nei momenti topici. Una volta sbloccata la gara non c'è stato niente da fare per un Livorno nervosissimo nella ripresa. 4 espulsioni in panchina e 2 in campo, quelle di Murillo prima e Franco poi, che lasciano i labronici in 9. Per l'Arezzo sono 3 punti pesantissimi che permettono agli amaranto di scavalcare il Cuneo in vista dello scontro diretto di sabato. Aspettavo tanto, volevo restituire ai tifosi dell'Arezzo tutto l'affetto che mi hanno dato, anche secondo me così non meritando, secondo me sul campo veramente volevo restituire qualcosa di eccezionale, e questo è dovevamo passare attraverso un'impresa. Questa è una grande partita giocata bene e vinta meritatamente, quindi per noi è un passo molto molto importante verso qualcosa in cui vedo i ragazzi che ci credono davvero. E io 2-3 partite fa dicevo loro di crederci, mi guardavano con occhi un po' da matto, come per dire questo è un pazzo. Infatti sono pazzo, però sono un pazzo che ci crede, e adesso da come hanno giocato ho capito che ci credono anche loro. Abbiamo provato a cambiare qualcosa proprio perché pensavamo che loro giocassero con 3 giocatori, 2 larghi, e quindi andavano a mettere in difficoltà la linea 3. Memori dei primi tempi con l'Alessandria e col Piacenza, noi ragazzi non sbagliamo più. Cambiamo qualcosa da subito e proviamo a metterci in posizioni dove potrebbero avere difficoltà a prenderci, con Fabio che va a pressare alto e Nello che gioca a metà strada tra terzino e centrale, con Campagna che è molto bravo a attaccare la profondità, che è quello che effettivamente come caratteristica noi ci è mancato, e gli abbiamo aperto il campo. Loro nei primi 20-25 minuti non hanno trovato le contromisure e gli abbiamo fatto partita lì. Penso sì, che oggi è un gol che vale 3 punti e per noi è fondamentale per la nostra classifica. Oggi penso che comunque ancora una volta, dopo la prestazione di Piacenza, bisognava dare continuità. E di fronte avevamo comunque la squadra più forte del campionato, perché lo dice la classifica. E noi abbiamo fatto, a mio avviso, un'ottima prestazione. E quindi faccio complimenti a tutti i miei compagni, perché abbiamo messo tutto in campo per portare a casa questa vittoria che per noi è vitale, perché sappiamo tutti dove ci troviamo e abbiamo un obiettivo da raggiungere, che sarà difficile perché, come ci siamo detti, sarà da battagliare veramente fino all'ultimo secondo dell'ultima partita di campionato. Però siamo sulla buona strada, bisogna continuare così, perché non a caso la prossima un altro scontro diretto. Però adesso ci godiamo questa vittoria e da domani pensiamo a Cuneo.